Passata è la tempesta, odo augelli far festa, e la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso. Ecco il sereno, rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna e chiaro nella valle il fiume appare. Ogni cor si rallegra, in ogni lato risorge il romorio, torna il lavoro usato. L'artigiano a mirar l'umido cielo, con l'opra in man cantando, fassi in sull'uscio. A prova vien fuor la femminetta, a cor dell'acqua della novella piova. E l'erbaiuol rinnova, di sentiero in sentiero, il grido giornaliero. Ecco il sol che ritorna, ecco sorride per li poggi e le ville. Apre i balconi, apre terrazzi e logge la famiglia. E dalla via corrente, o di lontano tintinnio di sonagli, il carro stride del passeggero che il suo cammin ripiglia. Si rallegra ogni cuore, si dolce, si gradita quand'è com'or la vita. Quando con tanto amore l'uomo ai suoi studi intende, o torna all'opre, o cosa nuova imprende. Quando dei mali suoi men si ricorda, piacer figlio d'affanno, gioia vana che frutto del passato timore, onde si scosse e paventò la morte chi la vita borria, onde in lungo tormento, fredde, tacite, smorte, sudar le genti e palpitar, vedendo mossi alle nostre offese folgori, nembi e venti. O natura cortese, son questi i doni tuoi, questi diletti sono che tu porgi ai mortali. Uscir di pena è diletto fra noi. Pene tu spargi a larga mano, e il duolo spontaneo sorge. E di piacer, quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d'affanno, e gran guadagno. Umana prole cara agli eterni, assai felice se respirar ti lice d'alcun dolore. Beata, se te d'ogni dolor morte risana. La quiete dopo la tempesta è una poesia composta nel 1829 da Giacomo Leopardi. È formata da 3 strofe libere, di endecasillabi e 7 nari disposti irregolarmente. In essa il poeta descrive la vita che riprende più operosa ed animata dopo un violento temporale. Nella seconda parte del canto, però, viene argomentata una dolorosa meditazione sull'inesorabile infelicità del genere umano, la cui unica gioia consiste esclusivamente nella cessazione momentanea del dolore. Il componimento si apre con una descrizione di un piccolo borgo rurale che, dopo un violentissimo temporale che aveva provocato grande angoscia e spavento, riprende lentamente le normali abitudini. Nella prima strofa Leopardi evoca gli eventi che animano questo scorcio di campagna. La percezione del cessato pericolo è affidata all'inizio ai suoni emessi dagli animali. Gli uccelli riprendono a cinguettare mentre la gallina ripete il suo chiocciare.
segue l'improvvisa comparsa del sole che, squarciando le nubi dal crinale della montagna, inonda di luce tutta la vallata circostante, con i suoi riverberi che risplendono persino sull'acqua del fiume. Anche gli uomini, con gli animi pieni di gioia per la fine del temporale, ritornano alla consuetudine della routine. Ovunque nel borgo si può udire il rumore delle attività quotidiane. L'artigiano, cantando, osserva il cielo umido per la pioggia appena caduta, con gli attrezzi del lavoro in mano. Una fanciulla intenta a raccogliere l'acqua piovana appena caduta e l'ortolano ritorna a urlare da strada in strada per vendere la propria merce. Nella seconda strofa, Leopardi riflette sull'indissolubile legame tra dolore e piacere negli avvenimenti umani. È in questo modo che termina la parte descrittiva dell'idillio, in cui Leopardi postula la propria teoria del piacere, secondo la quale il piacere è figlio d'affanno. Con questa sentenza, Leopardi denuncia la vanità della felicità. Secondo il poeta, infatti, il piacere può derivare esclusivamente dalla cessazione del dolore e può esistere solo in opposizione ad esso, quasi grazie ad esso. Ogni parvenza di felicità, pertanto, non è null'altro che un'assenza di infelicità. Anche chi desidera ardentemente morire, dice Leopardi, è profondamente agitato dinanzi alla violenza dei fenomeni naturali, nei confronti dei quali è assolutamente impotente, per poi essere colto da una sensazione di contentezza una volta scampato il pericolo. Il poeta afferma che il piacere è solo un illusorio sollievo che l'uomo prova quando riesce a sfuggire a un dolore che gli appare spaventoso. Anche questo, tuttavia, è un inganno della natura, ironicamente designata con l'aggettivo cortese. Scampare a un affanno significa rischiare a essere costretti ad affrontarne tanti altri. Per cui l'unica soluzione definitiva al dramma dell'esistenza umana è la morte. Si tratta dell'unico dono concesso dalla natura matrigna, ovvero una quiete definitiva e duratura, che pone fine a ogni dolore, ogni sofferenza. Lo sprezzante sarcasmo di Leopardi culmina con un'invocazione agli dèi, con la quale critica coloro che pensano che gli esseri umani sono naturalmente predisposti alla felicità, essendo discesi dagli dèi.